Italiani! Unicarni! Si sono così cattivi da aspirare... Ma che cacchio sono sti due? Dantesco, tra questi qua, in questa nebbia... Ma che è carnevale? Addirittura ho binocolo! Cioè, in pratica io sono alto quanto la sua coscia! Capisco che sia bella, ma tutto sto pochia! Sembra che non hanno mai visto una donna in vita loro, cioè, Basta! Basta! Stai, sta fermo con sto tuo sgonfio, eh! Questa è mia madre quando io faccio qualcosa! Ma ero tutto lì. Via! Forza, forza! È proprio mia madre, cioè, uguale! Che passateci un fazzoletto! Bravi, accomodatevi, bravi! Fermata, signor! Cioè, sei inciuppato! Come si spegne questo? Signora! Signora! E basta! Bene, signora, è terminato. Signora, è finito. Oh! Ma che è? Giro, giro tondo, gira la signora che casca a terra e si accira la chiappotella. Senta, lei ha un futuro come Carion, però io vorrei andare avanti con la... Grazie, veramente brava. Vai che oltre la testa ci girano anche le palle, vai, ah! Notte e buonasera, signori e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni. Ma fa paura! Ti stiamo chiuso fuori, poi li prenda a calci sti portoni. Chi si ce l'ha? Aiuta! In testa! Diversa da loro! Sì, per me vale! No, perché sennò chi si c'ha Ciro! Mamma Carmen! Il tempo già stringe, non cincischiate! Copritevi sto culo! Vada, vada! Non cincischi! Sia qualunque cosa pur di emergere, questa non è una donna, è un bruco, che è? Un lombrico! Uè, poi mi trasformi in una farfalla! Riportiamo in auge la verginità! Sono puro di cuore! Le mamme sono fantastiche! Forse tua mamma! Che hai detto? No, niente, scherzo! È un angelo! E questo sarebbe un angelo! È indemoniato! E colleziono sex toys. E colleziona? Sex toys. Una bellissima collezione da fare, immagino. Normalissima proprio. Ne ho più di 100. Affacciami, 100 sex toys. E che cacchio ci fai? No, no, scherzo, non lo voglio sapere. Ma dove vai se la banana non ce l'hai? Sì, è la banana. Ah! La banana e la banana. Bravo, state cominciando bene. È la banana, è la banana. Levategli sta banana. Buona. Allora, posate sta banana, mo, basta. Ora, posate la banana. Dammi sta banana. No, è mia la banana. Dammela. È mia. Ho detto basta con sta banana, lasciala. No! Al mio via, senza usare le mani, vediamo chi butta giù più noci di cocco da due palme. Angelo, okay, Angelo, un attimo, so, ferma. Lo so che per lei è ginnastica quotidiana, un attimo. Sì, è ginnastica. Aiutatemi. Che malinconia! Ah, che fa? Ma ti rotte l'albero! Vede che le viene meglio! E tra poco lo abbatte l'albero! Basta, basta, per l'amor di Dio! Oh, adesso... Cosa ho fatto di male per meritarmi questo? Ok, no. La ranocchia così, no! Si fletta! Ma che sta facendo? Sta cagando! Allora... Aspetta, le mutande! Ah! Io... Ah, ce le ha, bravo! Oggi, allora... oggi le metto! Sì, sono ammutandata! Ma se vuoi le levo! Ecco. Andate dal banano umano. Ci devo dire. Andate dal banano umano. Uè, arrivo. Devo prendere solo la banana. Dopo. Lei è tranquillo, lo fa. Vada, via, via. Aiuto. Ma dove le metto? Cosa faccio con la banana? Cioè, dove la metto? Non te lo dico dove te la devi mettere, guarda. Le banane. Prenda le banane. Ma lei. Ma non ti staccano queste. Oddio. Si vede che ha preso quella sbagliata. Oddio, aiuto. Signorina, ma che è ingrifata? Deve prendere le banane, no il bananone. Fermate lo psicopatico. Lei sta raccogliendo solo la lattuga. Deve raccogliere. La lattuga fa bene alla salute. Ma che cazzo c'entra? E la banana di più. Se lo dici tu. Il catano.
Devi bere, non ingoiarti la cannuccia. Ah, ma è vino. Eh? È vino. Aiutatela. Via, veloce. Io non so cosa sto vedendo. C'è una pennuta, è una pappagallina che ripete tanto. Pappagallina, caca, cacazzo. Sì, perché uno che ripete tanto e parla tanto è un cacazzo. Signorina, mi perdoni, le pare che ci può essere il pappagallo cacacazzo? Vabbè, sarebbe un bellissimo pappagallo. Non è caca sua, non è caca loro, è caca... caca nostra? Se ciaone! La giungla sta sparendo, qualcuno combatte per lei. Chi è quella ragazzina con l'impermeabile giallo? Anna Oxa. Greta Thunberg, la nuova Anna Oxa. Mi dica che cos'è. La passata di pomodoro? La passata di pomodoro verde? Che passata? Ragù? Il ragù. O ragù verde, già! Assaggi! E sembra ragù! Ma che ragù? Ci sono i pinoli! È fatto col basilico! Che cos'è? Il pesto! Asciafa! Oddio! Signor, aspetta! Ah! Oddio, che succede? Che cos'è, signorina? Ma si affoga pure! Pancia sotto! Ok. Ma si bucano le protesi! Sai, con calma, perché sennò fanno boom! Signorina, bravissima! Posso vederlo il pesce? Bravo, bravo! Teniamo? E tienetelo, sto cacchiano alle pesce! E a 300! Passano in vantaggio i demoni! Prego, prego! Evviva i demoni! Francesca De Simone, fin da bambina sono sempre stata posseduta dal demone Astaroth! E chi è? Chi usava? E ovviamente sono un... DEMONE! Zitta, indemoniata, Soro! Cioè, lei attualmente è posseduta? Sì, da Astaroth. Ma chi è? È il principe dell'inferno. E sta dentro di lei? Sì. E salutacelo! Eh? È una buffona! No, è posseduta! Tu sei una buffona! Te l'ho detto che è posseduta! Intanto vorrei rispondere a tutta questa cattiveria dicendo che sono protetta dalla Madonna di Monteberico da sempre. Cioè, chi nasce è posseduto e chi nasce è protetto dalla Madonna di Monteberico! È solo un angelo! Beh. Perché la farfallina ce l'ho qua e non qua. Cioè, chi nasce posseduto, chi nasce protetto dalla Madonna di Monteberico e chi nasce che va ricoverato direttamente proprio. Com'è, signori? C'è il signore adesso ricoverato. Vuoi la farfallina? C'è una piccola collina, la scavalli. La scava. Signorina, deve scalare la collina. La collina ce l'ha davanti. La collina! Sa cosa cacchio è una collina? Prossima settimana, tanto non si fatica niente qua, torneremo con un'altra puntata. Ragazzi, questo è il primo anno dove faccio le parodie a Ciao Darwin. Fatemi sapere qua sotto con dei like e i commenti se vi è piaciuto. Se sì, noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!